Io vi chiedo pardon, ma non seguo il bon ton. E che a cena devo avere sempre in mano un iPhone. Il cane di Chiara Ferragni al proprio on di Vuitton. Ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John. Salvini sul suo blog ha scritto un post. Dice che se il macino all'oro in bocca si tratta di un rom. Sono un malato del risparmio, per questo faccio un po' di terapia di Groupon. Poi lo sai, non c'è un senso questo tempo che non dà il giusto peso a quello che viviamo. Ogni ricordo è più importante condividerlo che viverlo. Vorrei ma non posso. E ancora un'altra estate arriverà e compreremo un altro esame all'università e poi un tuffo nel mare nazional popolare. La voglia di cantare tanto non ci basterà. Faranno i figli a prenderci sul serio con le prove che negli anni abbiamo lasciato su Facebook. Papà che ogni weekend era ubriaco perso e mamma che lanciava il reggiseno ogni concerto. Che abbiamo speso un patrimonio impazziti per la moda, Armani, Comio. L'iPhone ha preso il posto di una parte del corpo e infatti si fa gara chi ce l'ha più grosso. È nata nel 2000 e ti ha detto nel 98 e che i 18 li compie ad agosto, mentre guardi quei selfie che ti manda di nascosto e pensi purtroppo vorrei ma non posso. E se lei t'attacca un virus basta prendersi il Norton. Tutto questo navigare senza trovare un porto. Tutto questo sbattimento per far foto al tramonto, che poi sullo schermo piatto non vedi quanto è profondo. Poi lo sai, non c'è un senso a questo tempo che non dà il giusto peso a quello che viviamo. Ogni ricordo è più importante condividerlo che viverlo. Vorrei ma non posso. E ancora un'altra estate arriverà e compreremo un altro esame all'università e poi un tuffo nel mare nazional popolare. La voglia di cantare tanto non ci basterà. Squadra blu. Hope when you take that jump, you don't feel the fall. Hope when the crowd screams out, you're screaming your name. Hope that you spend your days, they hold it up. Le mani come con la finanza, la Mills ama nostra squadra perché siamo più come in piazza.
E siamo in diretta anche oggi qui da Genova, dalla mia stanzetta dei sogni, direttamente dal mio caldo e tenero lettino, io e la mitica Valentina Galdo! Tesoro della zia! Ma tesoro della zia, buongiorno! È proprio giorno per noi adesso. Guarda, noi siamo veramente appena sveglie in una maniera imbarazzante. Qua già ci scrivono in chat. Io sono tornata da Hollywood questa mattina. Immagino, ma Vale, aspetta, perché qua ci stanno già scrivendo in chat una persona che noi abbiamo avuto l'onore di conoscere proprio, come dire, in diretta. Vincenzo Frasca ci scrive: Galdo De Amante, meglio della Formula 1. Allora, salutiamo Frasca. Esatto. Baci, che baci alla figlia. Cos'è perché che hai detto di Frasca? Poi di Radio Blast, amiamo anche le isole. Esatto, noi amiamo le isole e non facciamo distinzioni proprio. Siamo da porta Mondial Casa. Ma noi siamo peggio di Mondial Casa, esatto, Vale. Ma Vale, buongiorno, raccontaci un po' cosa hai combinato ieri sera nel weekend. È stato un weekend di fuoco, sei stata tranquilla, sei stata a casa, ti sei preparata a questa diretta speciale, racconta. Sono stata ad Hollywood, sono tornata questa mattina. Sì. Con tante novità. Con tante novità direttamente da Hollywood. Ti svelerò durante il corso di questa trasmissione. Esatto, una trasmissione che abbiamo deciso di fare perché non potevamo aspettare, visto che mercoledì si è conclusa quella che è stata forse l'edizione di Amici più discussa, un'edizione proprio fatta di polemiche, di discussioni in diretta, di chi più ne ha più ne metta, che ha visto vincitore il big boy Sergio Silvestre. E quindi noi abbiamo detto: non possiamo aspettare tanto prima di fare uno speciale, dobbiamo farlo ora, prima che se ne dimentichino tutti, diciamo la verità. Io voglio fare veramente i miei complimenti a Sergio, perché comunque vada, è un vincitore, ok? Ma ha vinto, è un vincitore! E poi volevo fare i complimenti al mio unico grande amore di Bonek. È vero. Perché dopo 20 anni, lo conosco, oggi vedo Filippo più ragazzo di 20 anni fa, perciò complimenti. Cioè, vuoi dire che il tuo amico Filippo più invecchia più ringiovanisce? Oltre a questo, più diventa top. Ah, più diventa top. Quindi ragazzi, facciamo un applauso alla squadra blu capitanata da J-Ax, appunto l'amico della Galdo, Neck, che hanno portato alla vittoria il Sergio. Però dobbiamo dire che la squadra bianca comunque non è che sia uscita proprio totalmente così prima di premi, visto che il mio beniamino Gabriele Esposito ha vinto la categoria danza, ha vinto il figone viva il figone. Comunque complimenti a tutti, complimenti a Maria, la mia amica Maria. Sì, sì, è stata veramente una cosa... Comunque diciamolo, la televisione oggi è Maria. Sì, esatto, ormai non c'è nient'altro al mondo che Maria De Filippi, che ormai controlla tutti. Però Vale, io direi una cosa, stiamo già parlando troppo, abbiamo veramente un sacco di argomenti da trattare. Quindi io direi di salutare momentaneamente il pubblico e mandare quello che diciamo è stato appunto il vincitore di questa edizione, Sergio Silvestre, e il suo inedito Big Boy. Certo. Quindi ragazzi, noi ci sentiamo tra poco, questa è Radio Plastic e noi siamo Sergio Silvestre. Ciao! I'm a big boy, but my heart is breaking. And I thought that love would keep it safe from failing.
I'm a big boy, but I'm on the ceiling. But no one can keep tears away from falling. What happened now that I'm driving on my own? What happened now? It's a long way back home. Just because they say alright doesn't mean alright. It means nothing at all. And just because I'm doing fine, make it through life, is not enough at all. And there is nothing going right without you tonight. I've never been so far from home. I'm not a big ringing. Pick up the call, it could be your love calling. Or maybe she forgot to tell you something. Or maybe you forgot to say something. What happened now that I'm driving on my own? I've never been so far from home. And just because I say alright doesn't mean alright. It means nothing at all. And just because I'm doing fine, make it through life, it's not enough at all. There is nothing going right without you tonight. I've never been so far from home. I've never been so far from home. I'm not a big boy anymore. I'm not a big boy anymore. I'm not a big boy anymore. Just because I say alright doesn't mean alright. It means nothing at all. And just because I'm doing fine, make it through. I'm not a big boy anymore. I'm not a big boy anymore. Hello, big boy. Keep running. Just hold on to your heart and keep loving. E siamo tornati in diretta e questo era Sergio con Big Boy. Sergio Silvestri è il vincitore, che vale, non è che comunque Sergio rimane il vincitore, cioè Sergio ha vinto, però è un insieme di vincitori. Ok, spieghiamo questa teoria. Anzi, io ho una domanda da proporre al nostro pubblico. Secondo voi chi doveva vincere, amici? Vi aspettavate la vittoria di Sergio? Pensavate che avrebbe vinto qualcun altro? Insomma, discutiamone. Secondo me doveva vincere De Martino. No. De Martino, il mio sogno, sì, la mia previsione, sarà uno sbandamento della Perilli per De Martino. Ma tra l'altro, Vale, io visto che appunto in questi giorni mi sono un po' documentata su quelli che sono stati i climi post finale, ci sono state delle gossipate proprio così delle ultime ore, una che riguarda proprio Stefano De Martino o Belen Rodriguez, quindi in ogni caso la signora, anzi la famiglia De Martino, visto che si dice che Belen Rodriguez abbia preso una sbandata per un concorrente di questa edizione, ma ne parleremo dopo. E sì, tanti dicono che dopo questo gioco della cabina telefonica succederà qualcosa tra Stefano e la Ferilli.